non si fa così. Cioè, vedi, usano il lavoro degli altri, non si fa. Sì, è diventato faticoso, sì. Trovare idee nuove, però secondo me questi social manager un po' più le soap opera se le potrebbero vedere, ma sì, seguitene di più, perché quelle sono delle fucine di idee pazzesche, le soap opera per i gossip, quindi guardatevi qualche puntata in più. Quello poverino ci ha avuto mezza idea con sto test di gravidanza, gliel'ha fregato quell'altro della famiglia Totti. Non mi pare giusto. Allora, siccome noi siamo oggettivi, al di là delle antipatie, non ce ne frega niente. Voi, se il social media manager della famiglia Hunziker ci vuole portare come testimoni, noi possiamo testimoniare che sono arrivati prima loro con la stronzata del test. No, quelli a noi ci portano in tribunale in un'altra maniera, con le manette Ma proprio. questo è il gioco. No, gli facciamo tanto gioco, le aiutiamo anche. Speriamo. Ho Quindi un po' paura di questo. noi portiamo avanti il loro gossip che è talmente stupido che ne possiamo parlare solo noi, ma per dovere. Comunque ricordiamoci sempre che esiste ancora l'idea del test del DNA per capire di chi è Bravo. veramente la Bravo. paternità. Ancora c'è. Bravo. Suggeriamo questo, ancora questo secondo me si può Quello utilizzare. ricordiamo, però vogliamo dire anche questo, ci sono i podcast che l'ha tirato fuori Giuseppe, Cioè, portate me solo in eh? tribunale così. No, 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 tu ti prendi i diritti, cioè questo qua se lo fanno l'ha inventato Giuseppe, quindi non pagate il vostro social media manager se tira fuori questa cosa, perché è di Giuseppe, la sentita.